Finalmente il nuovo egg di Adopt Me è qui, o meglio, giovedì sarà qui, ma è stato annunciato con tantissimi nuovi pet, 12 nuovi pet, e alcuni ci sono stati già mostrati. Non sai di cosa sto parlando? Non ti preoccupare, c'è qui la tua French Dreams di Fiducia pronta per spiegarti tutto, tutto, tutto tutto ciò che sta per arrivare su Adopt Me in un nuovo fantastico aggiornamento. Ciao a tutti i dreamers, i miei amatissimi sognatori. benvenuti! Benvenuti in un nuovissimo Adopt Me News. Sì, avete capito bene: il danger egg è qui. Non si chiamerà Lava Egg, non si chiamerà vulcano egg, si chiamerà Danger. Avevamo sbagliato tutti, si chiamerà Danger Egg. Quindi, ragazzi, un mi piace adesso, un mi piace adesso per il nuovo egg di Adopt Me. E eh sì, lo sto facendo uscire un po' troppo presto, ma per me va benissimo così. Oggi ci coltettiamo per il 972 giorno. Prendiamo i nostri 50 dollari. Sui nostri miseri 50 dollari andiamo su chiudi. A livello di stelline siamo a 376. Manca ancora un bel po' per il po nostro cagnolino. Uffi, sembra una vita così lontano. Voglio subito questo cane, ma va bene. Andiamo su chiudi. Questa è ancora la nostra casa. Um, che prima o poi arrederò e come c'è un bel Asia Egg non so che cosa ci faccia questo Asia Egg qui probabilmente è quello che stavo schiudendo in live prima che mi si bloccasse tutto perché sì se vi ricordate io non riuscivo ad accedere ad Adopt Me da un bel po allora per quanto riguarda le missioni abbiamo completa due trade con due giocatori invecchia un pet mentre sei bambino e Invecchia un pet alla loro massima età. Ora proviamo a passare a bambino, ok? E vediamo un po' se andando al campeggio e facendo dormire il nostro egg, magari, magari uh, mi, mi fa anche qualche missione. Mamma mia ragazzi, Danger Egg ha un nome finissimo. Solo. Mi sembra strano come nome, lo devo ammettere. Danger Egg mi sembra molto molto strano come nome. Avrei preferito Lava Egg. Oppure Vulcano Egg. Lo devo ammettere, avrei preferito uno di questi due nomi. Però, ok. Allora, no, no, dormo io, dorme lui. Io non ho nessuna missione da fare. Cioè, da bambina. <ride> eh, alla fine... Il nuovo del sud-est asiatico è uscito tre mesi fa. Esagerando, proprio tre mesi fa mi sembra proprio strano che già stia uscendo un nuovo egg. Probabilmente, solitamente un egg ci mette tipo sei mesi. Ogni sei, sette mesi fanno uscire un nuovo egg. Quindi sono abbastanza sicura che non siano passati sei, sette mesi dall'uscita del nuovo del sud-est asiatico. <ride> Però, anzi, cioè. Vediamo un po', rivista, animaletti, est, Asia. Ok, ho schiuso il mio primo uovo il 2 marzo. Marzo, aprile? Sì, perché marzo, aprile, maggio, giugno, quattro mesi. C'è davvero pochi gioco! E abbiamo fatto, però, la missione. Ok, una missione siamo riusciti a farla. Il gioco è troppo carino e ne ho sei, quindi si. Potrebbe già fare neon che se non sbaglio è eh, troppo carino il gioco neon. Tu so mi è venuto da fare uno starnuto all'improvviso, ma <ride> mi si è bloccato e quindi adesso sto così. <ride> Andiamo a vedere se fuori alla nursery hanno messo qualcosa, magari un piccolo countdown, qualcosa del genere. Ma si vede anche già qualche egg oppure il countdown va a finire, lo mettono. No, ancora niente, ancora nessun countdown qui, ovviamente. Poi io sono in un bel server ricco. Un bel, bel, bel server ricco. E niente da fare. Ah, però, sicuramente nella nursery avranno messo prossimo egg. Uh, danger egg nella gamble machine. Andiamo. Uh, andrà via anche questo. Perché faranno poi tutta una nuova. No, mi porta ancora i punti interrogativi. Come mai? Mm, allora, restiamo qui, restiamo qui con questo suono di acqua, cose, eh, cose fissime E andiamocene su Readopt Me, vabbè, c'è cioè questa ragazza, in realtà ci stavamo spostando su, su YouTube Ma c'era questa ragazza che diceva che cercava un grifone, io ho detto guarda io ce l'ho newborn, ti interessa? E lei ha detto oh, sì, però secondo me vediamo un po' No, vabbè, nonostante io le, le avessi scritto, guarda, uh, ce l'ho, Newborn. Lei ha detto dove sei? Ah, oh, poi si è arrabbiata che era Newborn. Eh, vabbè la gente è strana um, andiamocene a questo punto dicevo qui nella news con questo suono della natura che va che ci accompagnerà andiamocene su youtube a vedere il video di adopt me dove hanno annunciato il nuovo egg ed eccoci qui siamo su youtube danger egg is coming soon weekly news allora il video dura pochissimo un'ora e 55 proprio poco è un'ora un minuto e 55 è davvero poco ma vediamo Jessica cosa ha da dirci puoi seguirci? Straight to your devices. Mi sono impallata tantissimo all'inizio. Allora, ormai io vivo per la frase Straight to your devices. Non so perché mi piace tantissimo come frase, ma Jessy ci dice: Sai cosa sta arrivando? Hai visto i teaser? Domani, cioè credo oggi, perché questo video è uscito ieri, sulla nursery apparirà un nuovo countdown che ci darà giusto abbastanza tempo per rivelare l'evento, che ci darà giusto il tempo di rivelare il Danger Update. Il Danger Egg conterrà 12 nuovi potenzialmente mortali pet per te da adottare. Che fighissimo, ragazzi: con il Piranha, la rana velenosa. Il puffer fish, ovvero il pesce pagla E il gufo orso. Esiste il gufo orso. Ok. Sono super felice per questo nuovo egg e uh, non dovrai aspettare molto. Il danger egg arriverà questo giovedì, mamma mia, quante uova dovrò comparare. Potrai unirti a noi in live. Blah, 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 no, ma dovete vedere la mia live. Non dovete vedere quella di Adopt Me. Perché sì, anche noi giovedì saremo in live qui sul canale alle 16.45 come al solito. Quindi no, non state a sentire Jessi. No, 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 non sentite Jessi. Sì. Unitevi alla mia live. Sperando ragazzi che non mi si blocchi di nuovo Adopt Me. Come l'ultimo aggiornamento perché è stato fantastico. Questo vuol dire che dovremmo dire addio al, all'uovo del sud-est asiatico. E ragazzi mio consiglio personale è Non conservate i soldi per comprare il nuovo egg Perché appunto resteranno Minimo 4 mesi Ma spendete i vostri soldi, i soldi Spendete i vostri soldi Per l'uovo del sud est asiatico Perché poi quello un giorno Varrà Compratene abbastanza per fare poi Scambi e cose del genere Infatti cioè, se, se non avete ancora Schiuso qualche egg Ok già fan, da, già fan art Ok, allora ragazzi parlando dei pet che ci hanno mostrato, allora il design del nuovo uovo mi piace tantissimo, il design del nuovo uovo veramente, veramente, veramente merita, mi piace proprio tanto il nuovo uovo. Per quanto riguarda i pet, allora il piranha non è che mi sconfigeri tanto, lo trovo alquanto inquietante, forse con tutti i film di paura che ho visto il piranha non mi sconfinfera molto. La tartaruga somiglia molto al bullfrog. La non è la tartaruga, la, la rana somiglia davvero tanto 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 al bullfrog, soltanto per colori cambia, non so, il pesce palla ragazzi è bellissimo, cioè il pesce palla è veramente veramente stupendo, non vedo l'ora di vedere il pesce palla, poi questo che credo che sia uno dei leggendari, il gufo orso, mi mette un leggero timore e comunque mi sembra che abbiano riutilizzato un po' uh, l'asset dello stampo per l'orso lunare e gli abbiano aggiunto semplicemente le cose e le orecchie, però boh, non so tra questi quattro pet annunciatevi, fatemi sapere qual è il vostro preferito e fatemi anche sapere cosa ne pensate del design del nuovo uovo, che possiamo vedere anche meglio nella miniatura. Ed eccolo qui, infatti, potete vedere l'ombra del nuovo orso gufo questo è il nuovo egg, veramente veramente simpatico, anche se molto semplice, però fa effetto, mi dà l'idea di qualcosa di pericoloso, di velenoso, non so, veramente veramente carino, ci sta, semplice ma azzeccato, ci sta, andiamocene anche su Twitter a questo punto. Dove possiamo vedere un piccolo sneak peek della nuova nursery, che, che, che come vedete avrà tutto questo effetto, lava neon, proprio pericolo pericolo, fine del mondo vibes. Qui invece possiamo vedere questo uovo che saltella, contento, contentissimo, per, pronto per essere schiuso sempre in questo scenario post-apocalittico della nursery. E infine, qui ci stanno annunciando un altro pet, che in realtà non è un altro pet, è sempre il gufo orso inquietante che addirittura dietro ha due ali. Effettivamente, essendo un gufo, ci sta che abbia le ali, soltanto io non ho capito questo mashup, questa fusione tra l'orso e il gufo. Fatemi sapere giù nei commenti se questo pet è davvero esistente, cosa di cui dubito fortemente, o se è semplicemente un lavoro di fantasia. Fatemelo sapere giù nei commenti. E poi se ci spostiamo su Adopt Me Egg Countdown, possiamo vedere che il Danger Egg sarà Live tra due giorni, 7 ore, 17 minuti e 02 secondi, 010. 0. Infatti l'8 giugno alle 5 del pomeriggio. Quindi ragazzi, l'8 giugno alle 16.45 noi saremo in live qui sul canale. Mamma mia ragazzi, non vedo assolutamente l'ora di vedere questo. Ecco, veramente, veramente ragazzi, non vedo l'ora. E appunto, io vi ricordo che noi saremo in live alle 16.45 qui sul canale. Vi lascio la miniatura. Mi raccomando, tappateci, cliccateci su, così potrete attivare la campanella e non perdere la live. Mentre tu che stai guardando questo video, se non sei ancora iscritto al canale, ma cosa stai aspettando? Tappa qui sul pallino e poi sul tastino rosso per diventare un vero fantastico dreamer. Io ti saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video. <ride> e mi raccomando, non smettere mai di sognare.